dall'inizio, da un incontro fortuito in un vaporetto che le permise di incontrare Romano Schiappa e di lavorare con lui. Com'è stato? Stavo riportando dei disegni che non avevo disegnato io, al mio cugino, quello che in qualche maniera mi ha fatto conoscere il mondo del fumetto. Avevo casualmente visto una storia su un topolino dove c'era questo splendido lavoro e mio cugino mi disse: guarda, si chiama Romano Scarpa e abita a Venezia, ma non so dove. Ho salutato mio cugino, andai a Venezia in piccoli sestieri a chiedere, ecco, da farmacista: lei conosce Romano Scarpa? Dal fruttivendolo: lei conosce Romano Scarpa? Insomma, nessuno conosceva Romano Scarpa e la cosa andò avanti per un paio di mesi. Stavo riportando appunto questi disegni a mio cugino in un vaporetto stracarico e incontro dei miei coetanei che cominciano a tirare fuori questi disegni dalla cartellina. Questi disegni cominciano a fare il giro del vaporetto, considera che era quasi Ferragosto, quindi era pieno di gente, e viene avanti una signorina e mi fa: mi scusi, fa, ma li ha fatti lei questi disegni? Io dissi di sì, e lei si presentò come la fidanzata del disegnatore Scarpa. Dico sempre perché la verità, prima di svenire mi sono fatto dare il numero di telefono e telefonai a Romano Scarpa, il quale mi disse: guarda, sì, conosco Luciano Capitani, mio cugino, so che lavora bene, e tu cosa faresti? E io dissi: guarda, io contorno quel pennello e disegno il mio cugino. Ah, fa bene, fa, perché il mio collaboratore se n'è andato una settimana fa e ho bisogno di un collaboratore. Mi feci dare l'indirizzo, andai immediatamente a trovarlo a Venezia, perché mio cugino abitava lì, e mi fece fare qualcosa lì col pennello e mi dice: ma guarda, non male, se vuoi cominciamo anche domattina. Ecco, lì iniziò la mia avventura con il grande maestro. Oltre a Scarpa, lei ha conosciuto un altro grande maestro, un altro grande veneziano, ossia Rodolfo Cimino. Ah, e certo. Lei con Cimino ha dato vita al personaggio di Ginella. Certo. E una domanda che angustia la nostra community è: che cosa ne pensa della amicizia tra Paperino e Ginella? È un'amicizia che rimane sempre sospesa. Rodolfo Cimino aveva una sensibilità straordinaria. Nei suoi racconti c'è sempre una nuvoletta che nasconde sempre qualcosa, e anche nell'affetto Rodolfo utilizzava una delicatezza, un aspetto così amorevole che non raggiungeva mai lo scopo. Infatti nelle storie di Reginella non appare mai Paperina, per esempio, fatto voluto proprio per mantenere queste distanze. La sensibilità era il suo pezzo forte e anche la sua capacità di inventare delle avventure. Lei ha disegnato 4 dei 9 racconti intorno al fuoco. Sì. Quale ha trovato che tra questi fosse il migliore o comunque il suo preferito? Una storia dove un ragazzino, un tamburino, torna a casa e la madre, che temeva perduto, lo abbraccia. Ed era la vera storia di Rodolfo. Cioè Rodolfo aveva la vecchia madre che abitava a Reggio Calabria e lui dopo anni andò a trovarla e l'abbraccio che ebbe con la madre, lui voleva che trasmettesse attraverso quel disegno proprio l'emozione che aveva provato lui, l'affetto materno. Quella forse è la più bella vignetta in assoluto delle storie intorno al fuoco. Cimino tra gli anni 80 e gli anni 90 si trovò immischiato in quella che era stata la Venezia, sì, da bere, la Venezia di De Michelis, ma anche una Venezia in cui c'era lei, c'era Romano Scarpa, c'era Pezzin, c'era il gatto. C'era Ugo Pratt che transitava per il video. Com'era quella Venezia, una Venezia ormai perduta dal punto di vista artistico? Una Venezia che ricordava la mia infanzia, dove tutto era abbastanza sereno, non c'erano quelle migliaia e migliaia di turisti che abbiamo oggi. Era una Venezia dove era possibile incontrare Ugo Pratt dietro una colonna che osservava dei vacanzieri, così li memorizzava. E infatti mi disse proprio questo, cioè lo incontrai proprio dietro una colonna e mi disse: guarda, io osservo le persone che passano e osservano come camminano, come vestono, tu devi fare lo stesso. E infatti nei miei viaggi, nei miei incontri, cerco di catturare certi aspetti, certe personalità che poi trasmetto così inconsciamente anche nei miei lavori. Lei è attivo anche sul mercato estero, ha disegnato per la Francia, per le produzioni francesi, tedesche, e quali differenze ha nel tratto, nell'affrontare quindi queste produzioni per i mercati esteri? Sono aspetti leggermente diversi, cioè dove i dialoghi sono estremamente condensati e anche la sequenza delle vignette è leggermente diversa da quella nostra.
voluto proprio conoscere, ho voluto collaborare con queste case editrici per capire un linguaggio, diciamo, nuovo e conoscere anche nuovi sceneggiatori. Direi che tutto questo mio desiderio, questa mia curiosità mi ha permesso anche di evolvere un po' il mio modo di raccontare, non più dinamico e esasperato, ma ragionato. E conservo ancora degli ottimi rapporti con questo autore. Lei ha scritto nel normale qualche storia che non le è piaciuto disegnare, che non rifarebbe? Quelli li ho dimenticati, sinceramente. Mi è capitato una volta che, per esempio, i danesi per il mercato scandinavo così mi inviassero delle sceneggiature che non mi piacevano, io le rispedivo indietro e dicevo guarda, questa fa parte della mia idea relativa ai personaggi, quindi volevo un'altra sceneggiatura. È successo questo, però quelle brutte non le ho disegnate, oppure sono proprio, in tutti questi anni posso contare sul colore di una mano. Grazie a lui per l'amicizia e soprattutto per la bellezza delle domande. Grazie. Grazie.